Bella a tutti ragazzi, eccolo, finalmente, mi dispiace ma non ho fatto il video dell'assemblaggio, ma perché ci è voluta molta concentrazione per assemblarlo, eh. Quindi ragazzi, ecco qua il mio, non devo toccarlo perché se no si arrabbia, eh. No, lo sto toccando, vabbè, non fa niente. Allora, come potete vedere, tastiera, mouse, sotto un bel tappetino RGB collegato sempre al case, al computer. Poi le due casse sotto al monitor, sì, le tengo così. E eccolo, monitor 1920x1080 con Windows 10 attivo, che è il Windows 10 Pro 64 bit. Vabbè, adesso vabbè, il case che vi ho fatto vedere, anzi, non ve l'ho neanche fatto vedere, ho fatto vedere solo la scatola, quindi questo è il case con tre ventole RGB blu e all'interno, come potete vedere, quella lucina verde è la scheda video. Vabbè, non si vede molto bene, vabbè, non fa niente. Quindi ragazzi, ecco il mio setup da gaming, quindi l'unico problema sono i giochi che devono essere collegati a una buona connessione, quindi dovrò vedere cosa fare anche con la connessione, perché ho provato a giocare vabbè, Counter-Strike Global Offensive, Team Fortress 2, vabbè, ho scaricato anche due giochi in Brawl Stars e Among Us, quindi vabbè, che sono di BlueStacks, quindi è l'emulatore Android, ho detto già tutto. Quindi adesso vi faccio vedere il mio sistema, vabbè, non ho ripreso, quindi ci vediamo direttamente sul desktop. Quindi io, ok, date l'ultima occhiata. Case, tappetino, tastiera, mouse, monitor, perché adesso andremo lì, sul monitor. Bene, ragazzi, siamo qui sul desktop, quindi vi faccio vedere il mio sistema. Eccolo, allora, dov'è? No, anzi, facciamo prima, se andiamo qua sopra, così vi faccio vedere tutto. Allora, dov'è questo PC? Com'è bello quando non lagga. Mamma mia, non ce la facevo più a stare su quei portatili, veramente. Non ne potevo più. Allora, proprietà, ecco qua. Allora, ragazzi, processore della serie AMD Ryzen 5 3600 6 core, sì. La RAM 16, sistema operativo 64 bit, scheda video non so dove si vede. Devo andare per forza qui. Sì, qui. Ecco, Nvidia, quindi abbiamo la ragazzi, abbiamo la 1660 Super, che è buona per quello che ci devo fare qua, quindi che dire? Sono contentissimo di avercela fatta dopo tutti questi anni di preparazione e lavoro. Quindi, che dire, sono strafelice. Quindi, ci rivedremo la prossima settimana, ragazzi, con qualche video che farò su PC. Ora non mi basta che editare questo video più quello che ho fatto fuori dal desktop, facendo vedere poi il case, tutta questa roba che ho qua davanti ai miei occhi. Quindi io vi saluto. Quindi grazie tante per questa visione. Mi raccomando, lasciate like, commento se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale con campanellina, perché io vi voglio attivi sul mio canale, perché non abbiamo finito. La storia continua. Quindi, alla prossima!